Rossoneri, amici rivali di YouTube, da che domenica, oh, è domenica, ed eccoci qui, signori miei, eccoci qui, ah! Finalmente una vittoria. Al problema che comunque tutti ci siamo posti, perché non è da sottovalutare assolutamente, perché poi andiamo a parlare del titolo del video, ok? Parliamo un po' della partita, dai. Delle scelte incomprensibili che però hanno portato frutti, però bisogna parlare di queste scelte qua, perché noi ci stavamo ancora giocando un secondo posto e Cagliari ci stava giocando anche una salvezza. Ho saputo che Chukwueze ha avuto un problema muscolare ed è uscito per quello, quindi Leao pare che sia entrato in campo solo perché si è fatto male Chukwueze, quindi, cioè subito sarebbe entrato dopo. Teo Hernandez risparmiato perché era stanco, perché ci sono gli europei, Pioli, ma a me che cazzo me ne frega degli europei? Adesso spiegatemi a me che cazzo me ne deve importare degli europei, adesso me lo spiegate. Mi date una ragione plausibile per questi europei inutili, che cazzo me ne frega me. Meno male che però ci sono, così almeno c'è qualcosa da raccontare, c'è qualche giocatore da vedere. Boh, vediamo un attimino che cosa ci portano, sono a casa a vedere le partite, spero che le fammi vedere in chiaro, così le commenterò quelle un attimino più frizzantine, quelle un po' tutte piccantine. Cosa volevo dirvi? Poi Tomori, il posto di Gabbia, ha già ammonito ieri Matteo non bene, mi dispiace Matteo, sei altalenante, due partite buone e una brutta, rimane ok, ma naturalmente come quarto, perché al terzo ci metto Calulo e poi ci metto di fianco Tomori sperando che si riprenda, ci metto dentro Tomori, centrodestra, ci devo prendere un mancino. Siamo tutti d'accordo che dobbiamo prendere un difensore mancino, io mi riferisco anche a Buongiorno, che oggi vedo anche gli 11:30, oggi mi guardo Torino-Verona, voglio vedere Buongiorno, oggi tutti i miei occhi vanno su Buongiorno, dopo la partita la commento, prima di iniziare poi maglie di calcio, 10% di sconto Alice, ci avete tutti nel primo messaggio, sovrappensione, tutte le cose, seguitemi su Instagram, mi lascio in mezzo, c'è il mio Instagram anche in descrizione, seguitemi su Instagram per vedere il mio quotidiano. Chi è che vuole entrare in live con me, mi scriva su Instagram. Chi è che vuole partecipare, state già partecipando in tanti, me l'avete già chiesto in tanti, facciamo le selezioni. Forza, più meritevole, entra su Instagram, Cristo! Allora, ieri, meno male che le mamme, le care mamme dei nostri calciatori, ieri non sono state insultate da me, perché una bella manita ieri, finalmente ci stava un'ottima prestazione. Comunque faccio notare una cosa, la rifaccio notare. Con la nostra formazione titolare, negli ultimi 20 minuti abbiamo fatto 3 gol, non 4, eravamo già sul 2-1 quando è entrato Hernandez. Comunque abbiamo fatto 3 gol, eravamo 2-1 e ne abbiamo fatti 3, abbiamo rischiato di prendere 2 pari, poi ne abbiamo fatti 3, perché? Perché con giocando 11 contro 11 con un terzino destro forte a destra, perché Calulo è forte, che spinge come un matto, non c'era Leao a sinistra, quante volte abbiamo spinto sulla destra nel primo tempo? Tante volte, con Leao che le andava in sovrapposizione a Chukwueze, cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché Chukwueze poverino, povero... Ah! Altro guaio muscolare, cioè Chukwueze appena visto il campo da titolare, si è fatto male! Meno male che mi mancano due partite e poi ci salutiamo. Meno male che Dia sia lodato, sempre sia lodato. Meno male che mancano due partite, perché ne abbiamo veramente pieni coglioni di vedervi. Meno male. Signore grazie. Benissimo. Vabbè, comunque, poi come ha detto lo Zoccolo, copio questa cosa qua, se volete darmi una mano nelle pubblicità, non mandatele via, lasciateli lì senza guardarle, senza cagarle, perché mi ha detto che con le pubblicità almeno già ci pagano una miseria quei video, ci aiutate un pochettino di più, quindi da oggi, per favore, se potete, ne avete tempo, ma non avete tempo, lasciate lì il video con la pubblicità, aspettate che finisca con 20 secondi, perché i video vengono pagati di più, già, credetemi, ci danno una miseria per i video,
credetemi, ci danno una miseria. Soltanto sotto Natale sono pagati, ma in confronto una volta ci danno la metà della metà. In più ci prendono il 35% delle donazioni. Più di così non so che cazzo dirvi. Benissimo, detto questo, signori miei, andiamo al punto della partita, vediamo un po' la partita, poi andiamo a chiederci il perché, per come, per quando. Ci saranno i capitoli di Maignan e di Hernández. Ieri Sportiello ha dimostrato di essere un signor portiere. Dimostrato di essere un signor portiere, Sportiello, per essere un secondo è un lusso. Calulu perfetto. Ciao, non mi sei comprato male. Tomori è entrato, non mi è piaciuto manco per il cazzo. Gol preso per colpa solamente sua. Gol preso per colpa solamente sua. Piazzato malissimo, doveva fare la diagonale, non l'ha fatta. Non so se stava dormendo, non so che cazzo stava facendo, ma l'ho visto anche in un contrasto con la palla alta. Contrasto con la palla alta. Si è addormentato, si è fatto prendere posizione da principiante e davanti loro c'avevano Winnie Pooh e non so che cazzo, veramente. Davanti erano messi molto molto male loro, ma molto male. Ieri il Cagliari mi aspettavo, sinceramente ieri dal Cagliari mi aspettavo molto molto di più. I nostri bene bisogna riconoscerlo, perché quando giochiamo bene non è che è di merito degli altri, quando giochiamo bene bisogna anche dare merito ai nostri, perché sennò comunque non facciamo i criticoni sempre. Ieri è stata un'ottima partita, quindi diamo a Cesare noi quello che è di Cesare. Quindi, ottima la partita di, come cazzo si chiama? Di Sportiello, abbiamo detto, di Tomori, non a suo livello ovviamente. Ciao Benino, Gabbia non bene, Calulo ottimo, a sinistra Florenzi. Lo chiameremo il compitino, fa il suo compitino, ragazzi, non fateli più calciare punizioni a Florenzi. Vi prego, non fateli, hashtag non facciamo, ma ragazzi, ma siete seri, siamo il Milan e tira il difensore di riserva tira le punizioni, ma siamo messi a questi livelli, vuol dire che qualitativamente c'è un po' da migliorare, un po' pochino, siamo un po' scarsetti, perché cazzo se mi tiri fuori che il secondo terzino deve, il terzino di riserva deve tirare le punizioni, mica ragazzi, cioè siamo a posto. Comunque, Adrino non l'ha neanche messo in campo. Musà, due cose, una cosa bella e tre brutte. Due cose belle e tre brutte. Deve imparare a giocare a due tocchi. Capisco che c'ha grossa potenzialità fisica, ma devi giocare a due tocchi, figlio mio. Non sta giocando nel Villafranca, sta giocando nel Milan. Ok, Raiders bene. Come al solito, Raiders è un altro giocatore bipolare. Squadra bipolare. Come ci svegliamo? Siamo di un bipolarismo. Ti svegli la mattina che pensi una cosa, la mattina dopo un'altra. Ti svegli di un umore, anche io sono un po' così. E la mattina dopo pensi un altro. Ecco, la nostra squadra rispecchia in questo termine: bipolarismo. Perfetto. Raiders, Benasser. Pobega è entrato bene, l'ho visto bene. Tommasino, bentornato. Sicuramente sarà uno scambio di mercato sicuro. E che cazzo è l'altro? È Musà, ha fatto di Musà. Pulisic, fenomenale, 11 gol e tanti assist. Migliore di quest'anno Pulisic. Pulisic, miglior giocatore di quest'anno nostro. Guai, c'è un altro quarto che non dovete toccare. Uno so già che lo toccherete, che adesso ci andiamo a coso. E non è che voglio che vada via. Però il 29% di partita ha fatto che si può parlare di Maignan, che adesso andiamo a parlare di Maignan. È quello più sacrificabile. Portieri forti ce ne sono tanti. Se proprio hanno questa. Io non darei via nessuno, ovviamente, perché se vogliamo andare un segnale forte, dobbiamo andare a prendere e a tenere i nostri big e prendere almeno tre. Non guarda, sto basso, tre innesti. No, ma non sono tre, sono almeno quattro, perché gli attaccanti devono essere due. Cazzo Cristo, ne voglio due di attaccanti. Quattro innesti, facciamo un più 5-6. Il terzino ce l'abbiamo già, che è Calulu con Terracciano, difensore. Un centrocampista che per me è poco, i due attaccanti. Sto basso. Se mi tieni Maignan, sto basso. Ti dico 4 più quelli che abbiamo. 4 titolari, però, eh. Titolari. Cioè, 4 fuori quota voglio. Cioè, 4 pure che potrebbero già diventarlo. 4 già con i numeri e tutto. Cioè, non barzellette. Giroud, primo tempo vinto giocando in 10, purtroppo è quello che è ormai, ragazzi, dai. Hanno paura anche a dargli il pallone perché è sempre palla persa. Con Giroud, ragazzi, non l'ho visto fare una cosa buona ieri, ieri da due. Non l'ho visto fare una cosa buona. Una cosa, soltanto contropiede ci ha fatto prendere, non difende più neanche un pallone.
Cioè, Giroud non difende più neanche un pallone. È diventato fastidioso anche, eh. Minchia, meno male. Anche te, Pioli, ma perché cazzo lo vuoi umiliare e metterlo ancora dentro? C'è cioè, Leo Cafuori, intanto Cafuori abbiamo fatto 4 gol. Quell'altro gli portava via un uomo anche lui, perché Giroud non ti porta neanche via l'uomo. Aveva più spazio, questi qua sono suicidati perché dietro sono ancora Brodo. Mina, il difensore più scarso che c'è, meno male che l'hanno pure esaltato su Sky. Mica gran difensore, fa cagare, fa. Anche quelli di Sky veramente, vabbè, lasciamo perdere. Su Gosé non mi è dispiaciuto, belle palle filtranti con la corsia di destra, mi è piaciuta, poi naturalmente i macellai. Se non ci sono i macellai, se non esistessero, li dovrebbero inventare. I macellai nostri, se non esistessero, dovrebbero inventarli. Leao, io lo prenderei a calci nel culo perché quando decide di giocare a pallone deve ancora imparare a tirare in porta. Lì la ciofeca lì centrale ancora. Leao deve imparare a tirare in porta. Leao devi non far più. Ah, aspetta, non è più soltanto uno scrittore e un rapper. È anche uno stilista con i suoi 10 amici che c'erano lì per la sua nuova collezione di abiti che costano anche un occhio della testa e fanno pure cagare. È anche stilista. È anche diventato lo stilista. Incredibile, abbiamo lo stilista. E dopo lo facciamo la storia su Instagram. Seguitemi su Instagram, facciamo la storia. Vabbè, poi chi altro? Chi altro, chi altro, chi altro? Pam para pam pam pam. Di Leao ne abbiamo parlato. Di Leao ne abbiamo parlato. La squadra si è comportata bene. Il primo tempo noioso perché abbiamo giocato in 10. Secondo tempo in 11 contro 11. Molto molto bene. Determinazione di pallone. Ottima partita di Bennacer finalmente. Finalmente un'ottima partita di Bennacer. Un'ottima partita di Bennacer. Se ti rimetti a dieta, che ritorni col tuo peso, ritorni un attimino a far razionare le gambe. Ti sei già iniziato a vedere ogni minimo dettaglio. Perché prima c'avevi sempre i calzettoni normali, adesso con un caldo della Madonna ti tiri fino su per fare il figo? Vuoi copiare dalle aule, siete amici? Non ti far condizionare col rapper. Meno male che te sei anche religioso e tutto, quelle cagate non le guardi. Benasser, non ti far condizionare dalle aule, tiri su anche i calzettoni da figo fino a quando lo facevo anch'io per essere più figo, perché non hai mai fatto queste cose. Non ti far condizionare dallo stilista. Non ti far condizionare dallo stilista. Allora, Magnan vuole andare via. Magnan per me se ne vuole andare. Quest'anno ho finito malissimo l'avventura. Magnan vuole andare in una squadra che è sicuro che vince. E vi dico la verità: Theo Hernandez non andrà al Bayern Monaco. È Magnan che andrà al Bayern Monaco, perché è dalla fonte che mi è arrivata. Theo Hernandez in Germania non ci vuole andare. Theo Hernandez in Germania non ci vuole andare. Quindi mettetevela via che Theo Hernandez non andrà in Germania. Non andrà in Germania, non le è piaciuto a suo fratello e non ci andrà. Ieri i giornali tedeschi davano già per fatto il sì di Theo Hernandez. È una cagata, non è vero, è tutta una puttanata e poi per Theo Hernandez ci vogliono 3 cifre. Ve lo mettetevela via. Ma non siamo in Inghilterra, qua siamo in Italia. Vuoi il nostro giocatore difensore migliore al mondo? Lo paghi, punto e stop, perché per me Theo Hernandez come difensore completo fra difensore centrale e terzino è quello più completo al mondo. Poi insultatemi, non me ne frego un cazzo. Ma guarda il gol che ha fatto a destra lì, coso Davis. È più forte Theo Hernandez, punto. Mettimi un allenatore giusto che lo metti sulla retta via e vedi che cazzo di giocatore è. Quindi Magnan vuole andare via. Monetizziamo con Magnan a questo punto se lui se ne vuole andare via. Il sogno sarebbe che rimangano tutti e tre. 2 su 3 sicuro rimangono. 2 su 3 perché... Ieri, se vi è piaciuto ieri lo stadio, bastardi? Merda, vi è piaciuto ieri? Vi è piaciuto lo stadio così? Vi è piaciuto? Beh, silenzio, sembrava un teatro, sembrava di essere al cinema col silenzio. Piaciuto? Bello? Piccolini, bello? Non avete capito che forse ci dobbiamo cambiare qualcosa perché sennò vi trovate lo stadio così? Belli i seggiolini nelle arancioni, nei rossi non si riusciva a vedere perché altre camere di qua, nei distinti, eh? Che c'era un quarto della gente che non c'era, bello, vuoto, come lo stadium della Rube, buono, bello, piccolini, cucciolini, cucciolini, che non volete spendere i soldi, vi trovate uno stadio di merda, vi trovate, triste, triste, perché siete tristi voi, ok? Siete tristi voi, siete tristi, tristi, tristi voi, tristi, molto, molto tristi. C'è ancora qualcuno che mi difende, io non so come cazzo fa uno a difenderli, vabbè.
Iscrizione al canale, ci vediamo, ringrazio Ardite. Iscrizione a Soccer Live Direct, mi raccomando, io abbiamo fatto una bellissima live, siamo divertiti. Ci vediamo dopo, sicuramente live stasera, dopo di qui. Vediamo da farsi. Video di oggi pomeriggio, che vediamo un attimino che cazzo succede oggi, qualche notizia. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti.